Massimo D'Azeglio, buongiorno. Siamo aperti, perché? No, forse un po' per tigna, un po' per ottimismo, un po' per così proprio era contro natura per noi pensare di chiudere. E quindi siamo rimasti aperti, insomma, anche se con pochissimi clienti, abbiamo forse il 5% della clientela che abbiamo normalmente. Il tipo di clientela è completamente cambiato perché ovviamente mentre la maggior parte della nostra clientela, la stragrande maggioranza della nostra clientela è leisure, cioè clienti dei turisti, insomma, che vengono a vedere Roma, in Italia e così via, con una consistente parte di clientela di lavoro e per riunioni, adesso ovviamente tutto questo è caduto perché il turismo è fermo. Clientela di lavoro si è ridotta praticamente a niente, quindi i nostri clienti sono in parte persone che devono rientrare nel loro paese di origine e che magari non ci riescono perché non trovano i voli, non hanno difficoltà per arrivare dove devono arrivare. Abbiamo degli ospiti che fanno parte di ministeri, le ferrovie, personale sanitario che ha bisogno di, cioè, collegato in qualche maniera all'epidemia. Poi abbiamo clienti anche un po' curiosi, tipo un nostro ospite viveva in un albergo, l'albergo ha chiuso, è passato in un altro albergo, pure quello ha chiuso e adesso è da noi e quindi sta da noi. Altri persone anche un po' curiose che semplicemente stanno qui da un sacco di tempo, non sappiamo perché, però insomma sono nostri ospiti, per cui siamo contenti che ci siano, insomma. Ci siamo attenuti strettamente a tutto ciò che indica il governo, quindi abbiamo mantenuto il distanziamento, i nostri uffici lavorano adesso da casa, solo a turno viene qualche dipendente in ufficio, ma praticamente tutta la parte amministrativa e commerciale lavora da casa. Portiamo tutti le mascherine, guanti, tutto il personale della ristorazione ovviamente porta guanti, mascherine, eccetera, eccetera. Abbiamo messo dovunque prodotti per la disinfezione delle mani, davanti alla portineria abbiamo messo schermi di plexiglass. E sanifichiamo con l'ozono le camere degli ospiti in partenza, per cui l'ospite che viene dopo si trova con una camera disinfettata con l'ozono. Il registro delle congelazioni del nostro hotel e il nostro personale si occupa appunto di controllare tutte le aree e ogni 2 ore effettua questo controllo in seguito con una firma. Ah, le nostre mascherine. Beh, all'inizio non si trovavano le mascherine, così il nostro guardaroba ha cominciato a produrle e sono delle mascherine fatte bene, doppio strato di cotone, quindi sono lavabili, disinfettabili e noi usiamo queste, quindi fatte su misura per noi. Man mano che si ingrandiva, si ingigantiva la crisi, abbiamo dato le ferie e hanno preso i permessi, tutto quello che potevamo fare perché ovviamente il primo costo di un'azienda come la nostra è il personale e abbiamo immediatamente chiesto la cassa integrazione che come noto è per 9 settimane e sembra abbastanza sicuro che verrà raddoppiata a 18, però per l'industria turistica questo non basta, cioè, mi sa che veramente bisognerà almeno pensare a tutto il resto dell'anno perché la crisi è terribile per il turismo.